Un bell'argomento quello che trattiamo, bello, Sì, cioè, interessante interessante, soprattutto, perché interessante ed utile. pensa Davide che solo 17 anni fa nemmeno l'1% degli europei sapeva usare internet. Pensa come è andata proprio crescendo questa attenzione verso questo nuovo mezzo di comunicazione. Oggi infatti non si contano i dati personali che purtroppo a volte vengono trasferiti e scambiati attraverso i continenti e per l'intero globo in qualche frazione di secondo. Però tutto questo provoca anche molti problemi con la nostra privacy. Ne andiamo a parlare con l'avvocato Guido Scorza, che è dottore di ricerca in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie ed è docente presso il Master di diritto delle nuove tecnologie della facoltà di giurisprudenza all'Università di Bologna. Bene, Perfetto, buongiorno avvocato o avvocato. professore, come preferisce. Ah, come volete, l'importante è che ci capiamo sulle cose che dobbiamo dire. Intanto, buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a Grazie a lei per averlo lei. accettato, professor Scorza. Parto da un'esperienza personale. Giorni fa parlavo con alcuni dirigenti della Polizia Postale, i quali mi rivelavano che negli ultimi tempi hanno praticamente sono oberati di lavoro negli uffici per via delle tante denunce che vengono poi presentate nei confronti di diffamatori attraverso Facebook. Sì, ma abbiamo 20 milioni di italiani più o meno che sono su Facebook. È un ecosistema, è un paese che si muove online, e come in qualsiasi paese che si rispetti c'è chi lo usa in maniera corretta e chi lo usa in maniera meno corretta, e c'è ancora qualcuno che lo usa ritenendo di poter contare sull'anonimato. Quindi, come dire, è un dato che non sorprende che ci siano così tante denunce relative a diffamazioni che si consumano attraverso Facebook. È un dato però che in un paese di analfabeti informatici come l'Italia mi sembra importante non scoraggi e non allontani la gente dall'utilizzare questi strumenti. Li si possono utilizzare nel rispetto delle regole, e come probabilmente ci insegna proprio la Polizia Postale, sì, gli diamo un po' più di lavoro, ma loro alla fine intervengono e probabilmente identificano i colpevoli con maggior facilità di quanto non accadrebbe in un contesto tradizionale. Quindi lei ritiene che ci sia in qualche maniera anche una volontà di spaventare quelli che lei chiama analfabeti informatici, tra cui io mi metto in prima fila perché non sono un granché al computer. Però voglio dire, a volte capita che ci si ritrova in mezzo a delle cose che non riusciamo neanche a comprendere molto bene, a volte ci arriva della posta decisamente indesiderata. Come mai questi dati vengono ceduti così facilmente? Allora, ci sono probabilmente due ragionamenti diversi da fare. Uno è quello che è dietro la sua domanda, il come mai. Il personale probabilmente in questa società, in quella del digitale e di internet, costituisce il valore economico, l'oggetto di maggior valore in termini economici che venga scambiato sul mercato. Più si fidelizza l'utente, più si sa dell'utente, più si è ricchi. Ecco, ieri era il possesso delle merci, quello che rendeva ricchi, oggi è l'accesso ai dati personali. Quindi, perché le società vogliano così fermamente acquistare dati personali e scambiarseli sul libero mercato? È perché più sono di noi e più dati hanno, più sono società ricche. Cosa fare per proteggersi rispetto a questo tipo di pratica commerciale difficilmente arrestabile? Io, francamente, come dire, non credo che la risposta sia solo o prevalentemente nelle denunce o nel ricorso all'autorità, quanto piuttosto nel ricercare consapevolezza. Noi, navigando in rete, lasciamo tracce importanti di noi stessi. Sì, è Molto vero. spesso siamo Sì. noi stessi a mettere in mano i nostri dati personali a dei soggetti, leggendo, come dire, frettolosamente delle informative che pure ci vengono date nel rispetto della disciplina vigente. Dobbiamo in qualche modo recuperare, e questo trovo che sia una questione culturale, in questo senso trasmissioni come la vostra fanno assolutamente bene, dobbiamo assolutamente recuperare la consapevolezza di cosa accade quando esportiamo dei frammenti della nostra identità nello spazio telematico. Nulla di cui aver paura, a condizione di avere consapevolezza di chi potrà far cosa,
con quei frammenti della nostra identità il giorno dopo, e a condizione di preoccuparci sempre di sapere come andarcela a riprendere la nostra identità personale, cosa teoricamente sempre possibile, ecco, a condizione di ricordarci però dove l'abbiamo depositata. È un po' come quando si perde qualcosa in casa. Non è facile. Sì, lo si è lasciato consapevolmente su quella console, su quel tavolino, o lo si è riposto in quell'armadio. Semplicemente ci siamo dimenticati dove e quando abbiamo fatto quel gesto più o meno abitudinario e senza prestare troppa attenzione. Ecco, in rete è fondamentale chiederci sempre che cosa stiamo facendo e a chi stiamo cedendo dei tasselli più o meno preziosi della nostra identità. Ecco, non solo, guardi, io aggiungo anche un'altra cosa. Spesso si va in alcuni negozi o supermercati o centri commerciali dove ti appioppano per forza di cosa delle card, vuoi con la prospettiva di avere degli sconti, vuoi con la prospettiva di farci non so quale altra operazione commerciale, e andiamo a firmare, anche lì ci chiedono l'email e firmiamo una liberatoria, quindi anche lì poi i nostri dati possono essere ceduti con facilità. Sì, la fidelizzazione, le esigenze di fidelizzazione rappresentano probabilmente una delle ragioni principali per le quali nella grande distribuzione, ma non solo nella grande distribuzione, ormai si acquisisce una mole importante di dati personali da parte degli utenti. Da capo la questione è la stessa, avere e consapevolezza. In quella informativa c'è scritto anche qual è il meccanismo, dovrebbe esserci scritto, se non c'è scritto c'è un soggetto che non si comporta in conformità alle leggi, che quindi va segnalato all'autorità garante per la protezione dei dati personali, ma c'è scritto anche come fare a revocare il consenso quando non abbiamo più interesse ad ottenere lo sconto o piuttosto il vantaggio, certo, che ci è stato offerto dal distributore, e quando vogliamo richiedergli indietro i nostri dati personali o semplicemente chiedergli di interrompere la cancellazione dalla mail list. Esatto. Certo, dovremmo semplicemente aver cura di mettere da parte l'indirizzo email. Ora è difficile in una società che a livello europeo ormai si definisce società dell'informazione ammire a che nessuno ci chieda più i nostri dati personali. Ecco, io trovo, come dire, che dovremmo avere un'ambizione più modesta, e cioè ambire semplicemente a rimanere padroni dei nostri dati personali ovunque essi siano, naturalmente esigendo dal soggetto che li detiene tutte le garanzie previste dalla legge in termini di sicurezza e correttezza nel trattamento. Ecco, avvocato, concludendo e salutandola, ringraziandola anche della sua chiarezza, io vorrei che lei ricordasse il suo bellissimo blog, su cui ci sono comunque tanti altri argomenti. La ringrazio, è guidoscorta.it, quindi, come dire, molto facile, anche facile da ricordare, e vi autorizzo sin d'ora al trattamento del nome e del cognome. Va bene, grazie avvocato Scorza, un saluto giornata a Tania anche, grazie. Grazie a voi, arrivederci.